pubblicità, tra la confusione e il rumore della moltitudine e del tempo. Perché chiamate errore solo ciò che vi spaventa? È inutile parlare con tanto, non volete ascoltare. Ma che farne litigate? Tutto cosa? Il vostro attaccamento al malessere mi sembra solo come un fastidioso vizio. È insopportabile. Il mio unico imperdonabile vizio è quello di ritrovarmi inadeguato alla vita. Il poeta è comunque destinato alla solitudine, o alla follia, o a una morte precoce. C'è qualcosa nella natura poetica stessa che preclude l'accesso alla felicità. Voi concedete troppo la sofferenza, abbandonando ogni reticenza e dignità umana. Vi presenterò degli illustri editori. E strapperò da questo omicidio-suicidio. Le strade dell'eccesso conducono al palazzo della saggezza. Ogni sentire, seppur esasperato, è sacro per me. Sono questa estenuazione, questo esercizio continuo della scrittura a spingermi. Scrivo frasi come colpi di martello. Ma non so creare, non so formare, non so foggiare un altro mondo, un altro universo, che questo vinca lo sbrigio.